Andate piano, anche se avanti corrono, voi andate piano, non dovete, questa è la massima distanza, sono ancora più vicino. Anche se avanti corrono, poi andate piano. Thank you.
ragazzi, guardate la distanza lì, non... anche se arrivano, anche se loro vanno avanti. Thank you.
Bimbi, fermati, su, non si passa.
fai? Città di Bari, un sacerdote devoto, amante di Cristo e giusto. A lui apparve San Nicola e disse: vai a dire agli uomini e a tutto il consesso ecclesiastico che vadano a prendermi dalla città di Mira e che mi pongano qui,
Non posso infatti restare in quel luogo desolato, avendo Dio così permesso. Ciò detto si allontanò. E giunta l'alba, appena alzatosi, il sacerdote mise al corrente tutti gli uomini dell'avvenuta apparizione da parte di San Nicola. Quelli che ascoltavano esultarono dalla grande gioia e dicevano: oggi Cristo ha accresciuto la sua misericordia verso il suo popolo e verso la nostra città. Egli infatti ci ha resi degni di accogliere il servo fedele San Nicola. E così gli stesso designarono degli uomini stimati e timorati di Dio affinché con 3 navi andassero a prendere il santo. Questi pertanto, avendo fatto carico di frumento, facendo credere di andare per una missione commerciale, salparono e giunsero ad Antiochia. E dopo aver venduto il frumento e tutta la mercanzia, comprarono ciò che era conveniente per loro. Avendo poi i baresi ricevuto notizia che i veneziani, che si trovavano lì, avevano intenzione di andare prima di loro a prendere le reliquie di San Nicola, si affrettarono e partirono senza ulteriori indugi. E giunsero a Mira, nella Licia, e attraccarono al molo della città. Tenuto quindi un consiglio e prese le armi, entrarono nella chiesa di San Nicola e qui trovarono 4 monaci, ai quali chiesero ove fosse San Nicola. E quelli mostrarono loro la tomba del santo. Essi quindi, dopo aver scavato il pavimento della chiesa, trovarono l'urna piena di manna, versarono la manna in degli otri, presero le sue reliquie, come pure l'urna in cui erano state messe, e le portarono sulle loro navi. E ripresero il mare e puntarono verso Bari, dall'altra parte del mare.
come vedete si stanno esibendo per la prima volta i più piccoli della milizia Santi Nicolau. Bravi. Tradizionale al quale siamo abituati. In effetti, il racconto che abbiamo ascoltato è stato tratto dalla leggenda di Kiev. Abbiamo quindi ascoltato la voce slava del racconto della traslazione. Questo per dire l'apertura che il mondo russo ha sull'Oriente. Non mi resta che ringraziare tutti i partecipanti e tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questa manifestazione. Innanzitutto la compagnia Forme di Terre, dirette da Antonio Minelli, la milizia Sancti Nicolai, i figuranti di San Nicola,
i marinai della traslazione. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Il Comitato Feste Patronali. Con questo racconto inizia quindi la Sagra di San Nicola 2016. Preghiamo, o Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto donarci come protettore il glorioso San Nicola, da quella sede di luce in cui egli gode la tua divina presenza, rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi, concedici gli aiuti e le grazie opportune alle presenti nostre necessità, sia spirituali che temporali. Ricordati della tua Chiesa nel suo popolo e nei suoi pastori, perché sia illuminata dalla tua verità ed infiammata dalla tua carità. Converti per intercessione del nostro santo patrono a fermi propositi di bene coloro che vivono avvolti nelle tenebre dell'ignoranza e dell'errore. Consola gli afflitti, provvedi ai bisognosi, conforta i pusillanimi, difendi gli oppressi, assisti gli infermi e fa che tutti possiamo sperimentare gli effetti del valevole patrocinio di San Nicola presso di te, supremo datore di ogni bene. Amen. Il Signore sia con voi e su tutti voi che avete partecipato a questa processione. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il prossimo appuntamento con la Sagra va a giovedì prossimo, 28 aprile, ore 18:30, nella Basilica di San Nicola. Dopo la Santa Messa ci sarà l'estrazione del moto peschereccio che ospiterà la statua di San Nicola quest'anno a mare, e subito dopo una breve processione con la statua del santo per le vie del Borgo Antico. Grazie ancora a tutti voi e buona serata. Adesso rientreremo in basilica in questo modo, tutti dalle due porte laterali. Dal portone centrale soltanto il clero, i marinai di San Nicola, il quadro di San Nicola e i resti della cassetta della traslazione. Grazie. Ok, adesso mettiamo vicino.